Vincitore dell'ultima Parigi-Dakar, è lui l'uomo da battere oggi. Sinistra, accelera! Di un po', Jean-Louis, ti dai una mossa o no? Uno sta per raggiungerci. Ma sono a tavoletta, Claude! Beh, quello dietro è a doppia tavoletta, ci sta proprio incollato. Lo fece anche con i fari, quell'idiota. Guarda chi è, Vatanen? No, è un taxi. Beh, allora ti togli con quel bidone? Non ho tempo da perdere, sto lavorando. Sicuro che è la strada giusta? Stia tranquilla, è una scorciatoia. Una scorciatoia? Non ti farai superare da un taxi, spero. Non passerà. Non è possibile, scusate, ma c'è uno stupido turista che blocca la circolazione lì. Veramente? A me sembra più un'auto da corsa. Ma no, è solo un cretino che ha messo degli adesivi per attirare le ragazze. Sai che figura facciamo se tagliamo il traguardo con un taxi incollato? Non preoccuparti, ora me lo levo di torno. Che gran figlio di puttana. Ora devo cercare di superarlo, sennò qui ci passiamo la settimana. Stia tranquilla, ormai siamo quasi arrivati. Sì! Perché? Perché tutte quelle persone ai bordi della strada? È una cosa normale, signore, sono in vacanza. Ah, in vacanza? Ecco Jean-Louis! Ecco il numero 10 che taglia il traguardo. Ma non è Schlesser, è un taxi. Purtroppo non sono riuscito a vedere il numero. Minuti e 25. È una cosa normale. Alla fine della corsa la gente vomita, mai durante. Lei non vomita, brava.